Andrea, Beatrice, Federico, ma anche Chloe, Gabriele e Joele. Sono i nomi di alcuni dei nuovi nati a Monte Carlo dall'inizio dell'anno. 16 bebè, ben 9 dei quali arrivati a marzo, l'ultimo proprio il 31. Una specie di baby boom per il piccolo comune guidato dall'anno scorso dal sindaco Federico Carrara. Basti pensare che l'anno scorso le nascite complessivamente sono state 30, nel 2018 solo 20. Una bella notizia in un momento difficile che lascia ben sperare per il futuro e che il sindaco ha voluto rendere pubblica. La nascita di un bimbo è sempre una gioia particolare, quindi tutta la comunità è felice di questi eventi. E il momento sicuramente è un momento di emergenza e quindi avere un numero così importante di nuove nascite per noi è veramente un momento di gioia. Anche a Monte Carlo l'emergenza si fa sentire. Fa impressione soprattutto la mancanza di gente sulla via principale del centro storico, abitualmente frequentata da residenti e turisti, molti dei quali seduti ai tavoli all'aperto. Purtroppo le difficoltà ci sono, si notano ogni giorno. Il nostro paese, soprattutto il centro storico, è sempre stato un paese molto vivace, dove quotidianamente c'era la presenza di persone. Vederlo oggi con tutte le attività chiuse, dove non c'è movimento, e di questo devo ringraziare comunque tutti i miei concittadini che si adoperano a seguire scrupolosamente quanto gli viene detto, però non vedere nessuno in giro veramente dà un po' di tristezza. Intanto va avanti la cura dei vigneti che producono il famoso DOC di Monte Carlo. La speranza è che a settembre la situazione sia nettamente migliorata e che si possa celebrare anche quest'anno la festa del vino. Mi sembra di vedere che anche a livello nazionale la situazione sta andando verso una positività, quindi ci vogliamo augurare che il trend sia questo e si ritorni quanto prima alla, non dico alla normalità, ma insomma a poter riavere un po' di vita più regolare possibile. Ecco, il discorso del settembre mi immagino che dovremmo affrontarlo un po' più avanti, perché noi abbiamo in quel periodo la festa del vino, quindi un appuntamento importante dove ci porta veramente tanta gente. Speriamo di riuscire a poterlo mantenere e a poterlo realizzare anche quest'anno.